Quando la vendetta è la tua ispirazione, solo la vittoria cura le ferite. La finale del 1981 della Eastern Conference perpetuò il duello infinito tra gli arcirivali di Boston e Philadelphia. Fin dalla contesa di apertura, il duello fu aspro ed i 76ers presero un vantaggio iniziale di 2-1. Philadelphia continuò l'opera di demolizione dei Celtics tra le mura amiche, servendosi soprattutto di ficcanti contropiedi, tanto che un intercetto decisivo di Bobby Jones nella quarta partita mise Bird e compagni decisamente alle corde, sotto 3-1 nella serie. Ma anche sull'orlo dell'eliminazione, Boston non era pronta ad abdicare. Boston was not about to concede. They have to beat us four times. Let's don't look at it any other way than that. One of these two great teams has to lose four ball games, and until we lose that fourth one, we're still in it. Dopo aver trascinato i Celtics al Boston Garden, Larry Bird prese il comando delle operazioni anche nella delicatissima sesta partita, in cui tutti i rimbalzi sembravano destinati a favorire i Celtics. Boston aveva sfatato una maledizione che durava da 11 partite allo Spectrum e forse messo gli avversari definitivamente al tappeto. Dr. J non aveva però nessuna intenzione di vedersi la finale scivolargli dalle mani ed i Sixers cominciarono la partita con il sangue agli occhi. Prontamente però Bird calmò i loro bollenti spiriti, rifiutandosi di considerare la sconfitta. Boston era sotto di un punto con pochi secondi da giocare, quando Bird conquistò l'ennesimo rimbalzo su un errore di Darrell Dawkins. I Celtics avevano un'ultima occasione, ma era tutto quello di cui Larry aveva bisogno. E di colpo per Philadelphia fu disperazione. Un anno dopo, Boston si trovò nella stessa situazione, ancora sotto per 3-1, ancora alla ricerca di un intervento divino. Philadelphia, però, non credeva che l'incredibile rimonta potesse ripetersi. O no? Con ogni canestro bianco-verde ed ogni errore bianco-rosso, l'incubo dell'anno precedente non sembrava solo uno scheletro nell'armadio dei Philadelphia 76ers. E dopo un massacro al Garden, Boston aveva dalla sua parte l'inerzia della serie e la storia. Philadelphia guardava verso casa, cercando disperatamente un'ancora di salvezza, che il netto vantaggio iniziale nella sesta partita sembrò provvedere. Ma nel secondo tempo, Bird e McHale fecero squillare alte le note della riscossa e per i Sixers fu ancora il tracollo. L'incubo era tornato. Mentre i Celtics festeggiavano, la città dell'amore fraterno guardava terrorizzata alla prospettiva di incontrare i fantasmi del Pride bostoniano nella settima e decisiva gara. All'inizio i 76ers presero l'abituale ampio vantaggio, volando in contropiede a gran velocità. Ma stavolta non si sarebbero mai più fermati per guardare indietro. E mentre era ormai chiaro che Philadelphia avrebbe passato il turno, il Boston Garden echeggiò del roboante grido "Beat the LA, battete Los Angeles", guardando alla finale prossima avventura. I 76ers vinsero il titolo solo l'anno seguente, battendo in finale ancora i Lakers, ma per la squadra di Julius Erving nessun riscatto avrebbe potuto risultare più dolce che conquistare la finale sul parquet incrociato del Garden.